Ascoltare i bisogni dei giovani alla luce delle trasformazioni e degli effetti dovuti alla pandemia e del lungo periodo di distanziamento. La Caritas diocesana, in collaborazione con l'ufficio catechistico e la pastorale giovanile, hanno lanciato un questionario, che rimarrà totalmente anonimo, aperto a tutti i giovani dai 14 ai 35 anni appartenenti alla diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Con questo questionario si cerca di ascoltare e rispondere a quelli che sono i bisogni dei giovani, quindi dar voce a quelli che sono i loro bisogni, le loro necessità, e per Caritas è anche rispondere poi concretamente a quello che è la necessità di avere un servizio rivolto principalmente ai giovani, dove possono fare volontariato, spendersi come servizio e andare incontro anche a quelle che sono le risposte alle povertà, soprattutto per i giovani più fragili. Lo scopo del questionario, una volta raccolti tutti i dati, è quello di permettere alla Chiesa locale di programmare e mettere in atto azioni concrete a partire dai risultati ottenuti. I dati raccolti aiuteranno infatti a conoscere la situazione attuale nelle diverse realtà diocesane e le esigenze degli intervistati. Questo questionario è rivolto a tutti i giovani del nostro territorio, quindi è un questionario laico, possono parteciparvi tutti, quindi abbiamo anche invitato diverse associazioni del territorio a fare questa campagna di promozione, di diffusione del questionario, così che sempre più giovani di diverse realtà, di diversi enti, diverse associazioni possono rispondere e avere delle risposte sempre più variegate. Il modulo, composto da 41 domande, è disponibile online sul sito della Caritas di Fano fino al prossimo 30 agosto. In una prima parte vengono raccolte informazioni socio-anagrafiche rispetto ai rispondenti, da quella che è l'età a quelle che sono le condizioni sociali ed economiche di base. Una seconda parte è dedicata invece agli aspetti economici, in particolare ai legami di dipendenza economica oppure all'indipendenza economica e al rapporto che si ha con il mondo del lavoro. Una terza parte invece è focalizzata sul rapporto che i giovani hanno rispetto al loro territorio di riferimento e la percezione che ne hanno, così come gli chiederemo cosa c'è e cosa ci dovrebbe essere in quel territorio, al fine di raccogliere i bisogni e anche delle indicazioni. Infine un'ultima parte, che è più relazionata alla valutazione del capitale sociale e della fiducia interpersonale, che sarà molto importante proprio per indirizzare gli interventi della Caritas diocesana.